Monitorando questa situazione da molti anni e hanno anche nell'ultimo tempo, questo è un dato che voglio dare subito, prima del saluto, nell'ultimo tempo anche alzato, ecco, il livello di attenzione su questa questione. Il livello di attenzione che mette in evidenza alcune questioni, lo voglio dire, e naturalmente ringrazio voi per esserci. E mi aggancio subito alla cosa che devo dire. Mette in evidenza questo dato. Questa questione smonta facilmente alcuni luoghi comuni, ogni qualvolta ci vediamo e ogni qualvolta riusciamo a consegnare alla stampa, riusciamo a consegnare al dibattito politico la nostra visione delle cose e la nostra verità. Intanto qui non ci sono quattro ambientalisti che si battono per la difesa del territorio. Qui ci sono popolazioni intere, ci sono comunità intere, ci sono comuni e amministrazioni comunali che vanno al di là anche del dato, diciamo, mediatico che emerge ogni volta a nostro discapito. Anche quest'ultima vicenda, io vi racconto pure quello che è successo alla comunità del parco. Quella che è una stragrande maggioranza contraria alla riapertura della centrale di massa del Mercury è stata fatta passare per una minoranza rumorosa e pretestuosa. Non è così, lo sapete bene, e non è così, lo dobbiamo dire a chi è venuto ad ascoltare le nostre motivazioni e raccogliere le nostre dimostranze. Quindi noi non siamo siamo delle comunità, siamo delle persone che hanno già intrapreso tenacemente e faticosamente, come diciamo da più tempo, come dimostriamo anche in altri settori, hanno già intrapreso delle scelte di vita e stanno già facendo degli investimenti in queste terre. Ecco perché ricettiamo con forza questo, ed è questo il dato politico forte di tutta questa questione, ricettiamo con forza una prevaricazione che viene fatta da un gruppo industriale con la sponda di una parte della politica che probabilmente non è in sintonia con quello che accade sui nostri territori. Quello che è successo alla comunità del parco è qualcosa di scandaloso, sia sul piano, diciamo, squisitamente tecnico, sul piano squisitamente politico, oltre agli effetti, naturalmente, io dico, controproducenti per chi l'ha messo in piedi. Perché noi siamo andati lì per deliberare su delle compensazioni, accezioni monetarie nei riguardi di chi è simpatico ad Enel. Quindi già questo dato ha tutta la sua, si porta dietro tutta la sua, come dire, dubbiosa manifestazione. Quindi i sindaci che sono stati chiamati per varare, per votare questo deliberato, erano sindaci che dovevano votare per altri sindaci, per altre amministrazioni comunali che godono di questi benefici. Queste compensazioni, dai dati che abbiamo, da quello che, dagli approfondimenti che abbiamo fatto, non sono delle compensazioni oggettive, cioè non hanno ricadute sul piano, come dire, degli investimenti nelle comunità, ma sono delle compensazioni per i bilanci comunali, quindi sostanzialmente soldi che vengono dati ai comuni. Questo è assolutamente illegittimo, perché le compensazioni devono essere appunto delle compensazioni ambientali, come legge appunto la normativa in merito,
sono delle compensazioni per il danno che si ha e quindi devono avere delle ricadute oggettive, ecco, nelle comunità. Questa cosa non c'è scritta nell'accordo, ecco perché riteniamo che sia illegittimo questo accordo. E ancora, come meglio preciserà anche il collega Di Rotonda, questo accordo, e questa è stata la nostra, come dire, anche sottolineatura che abbiamo fatto in sede della comunità del parco, questo accordo va praticamente a contraddire, va a confutare un deliberato che è stato già consumato all'interno di quella comunità. Perché il dotto sindaci sul 31, come sappiamo, come sapete, hanno addirittura deliberato lo smantellamento di questa centrale. Non c'è stato un annullamento di questa delibera, quindi è assolutamente un atto illegittimo che si è appunto deliberato su un tema già affrontato ampiamente di battuto. Ecco perché non ha ragione d'essere che noi faremo battaglia in tal senso. È vero, 5 comuni in questa sede hanno espresso parere negativo su questo deliberato. Però, voglio dirlo, sono almeno 4 i comuni più importanti del parco: Gianetto, Rotondo, Morano Calabro, San Severino Lucano. C'è anche la testimonianza forte di Acqua Formosa, che è un sindaco che ha anche rinvenuto del consiglio direttivo del parco e che ha, come giustamente ricordato la Pimenta, denunciato un atteggiamento grave, gravissimo, che viene consumato nelle nostre comunità. Enel e i suoi sodali assediano le nostre comunità, condizionano sul piano psicologico, per non dire altro, le nostre, diciamo, componenti delle comunità, i nostri cittadini, addirittura i consigli comunali, addirittura i sindaci, facendo passare questo progetto in maniera propagandistica come intanto un'oasi del benessere e poi come un miraggio occupazionale. Ecco, questa cosa che viene fatta anche in maniera, con metodi poco sani, diciamo così, ne abbiamo avuto anche la dimostrazione. Io voglio anche in questo momento, ecco, esprimere solidarietà, lo faccio a nome di tutti, alla comunità di Rotondo che è stata aggredita sul pullman da questi facinorosi che mi porta. Che ogni volta sotto mentite spoglie, perché si arrogano non solo il diritto di decidere sulle nostre comunità, sul destino delle nostre comunità, ma addirittura passano per laboratori di questo comparto e, come dire, con questi metodi dimostrano che non hanno proprio a che vedere, nulla a che vedere col tema del lavoro. Ecco, dicevo, attraverso questi metodi noi abbiamo la dimostrazione che questo progetto non solo è incompatibile, ma addirittura è malsano e innesca meccanismi, come diceva Antonietta, purtroppo lontani da questa valle e che noi dobbiamo contrastare sia sul piano politico e sia sul piano, come dire, dell'attenzione, della partecipazione. Noi non possiamo permettere che forze inquinate, forze legate ad ambienti malavitosi entrino nel nostro territorio. Non possiamo permetterlo. Perché questo è un ambiente che non ha mai conosciuto. Ecco perché è un passaggio anche fondamentale per le nostre comunità, mai conosciuto questo tipo di interessi e questo tipo di malaffare, ed ecco perché dobbiamo essere vigili in maniera forte e in maniera, diciamo, anche con l'attenzione, con l'aiuto, ecco, delle forze politiche che qui, come diceva Antonietta, sono schierate in tutte le loro componenti. D'altro lato, quando noi ci muoviamo, diciamo da loro, quando noi ci muoviamo con la forza della gente, siamo sempre in tanti, sono le comunità, sono le popolazioni. Quando loro si muovono hanno bisogno di portare gente con i pullman. Allora,
possiamo mettere sulla bilancia questo doppio elemento? Possiamo dirlo e gridarlo proprio come dato oggettivo sul fatto che appunto le comunità hanno già deciso su questo progetto? Allora, dicevo, questi atti di protervia, questi atti che vanno al di là delle nostre considerazioni, anche nel nostro dibattito politico, io l'ho voluto mettere sotto i riflettori stasera perché siamo anche impostati da questo punto di vista. Io ho ricevuto, insomma, un po' di così pressioni di attenzioni particolari da questi figuri. Come? Noi non prenderemo per stanchezza, come abbiamo spesso detto. E dicevo, anche noi sindaci, ecco, siamo oggetto, ecco, di conversazioni con comprese. E allora l'ho voluto rimarcare stasera perché chi torna a Roma, chi va a Roma, ed ecco che mi aggancio e poi passo la parola agli altri, all'altro elemento che volevo mettere in evidenza stasera, perché non dobbiamo dire quello che abbiamo fatto nel passato, dobbiamo andare avanti in questa battaglia e dobbiamo dimostrare che non siamo rassegnati. Dicevo, l'altro tema che vogliamo consegnare a loro è che noi temiamo che adesso, diciamo, questa escalation di forzature vada avanti, al di là delle compensazioni, al di là di questa propaganda che viene messa in piedi, si possa arrivare addirittura a far credere al Consiglio dei Ministri che questa centrale, che l'ha scritto qualcuno, e anzi l'ha scritto il nostro amato sindacato, la CGL, è addirittura un'opera strategica per il meridione d'Italia, rasentando il ridicolo e rasentando praticamente l'incredibile. Allora noi non vogliamo che questa cosa venga fatta respirare al Consiglio dei Ministri e venga fatto un decreto ad hoc appunto su questo tema, su questo progetto, per le questioni gravi che abbiamo detto, per i termini di legittimità e di legalità che abbiamo evidenziato. Vi annuncio, vi informo, perché ne avevamo già parlato, che la Procura di Castrovilla aveva aperto un'inchiesta sui dati sul periodo in cui la centrale è stata in funzione, riferisco a giugno e dicembre, da giugno a dicembre del 2013, e ha accettato praticamente di investigare proprio sulle denunce nostre, dei comuni di Vigevecchia e Rotonda, sul fatto appunto che la centrale in quel periodo inquinasse. Perché questa centrale inquina? Che ne dica Enel, che ne dicano appunto quelle persone che hanno fatto credere ai sindaci che sono venuti a votare contro questo parere del 2009 che questa centrale non inquina. I dati noi ce li abbiamo, la centrale inquina, e quegli elementi, lo dico, mi ripeto perché l'ho già detto alla comunità più parte, quegli elementi che non vengono presi in considerazione da Enel, forzatamente, in maniera più testuosa, non vengono presi, mi riferisco ad alcune sostanze, poi i medici potranno dire quali sono e perché vengono sottaciute, non vengono appunto prese in considerazione proprio per far credere che questa centrale non inquina. Quindi, sulla base di questi elementi di legittimità, di incompatibilità da tutti i punti di vista, ambientali, sanitari, eccetera, eccetera, noi diciamo questa sera che noi ci siamo, innanzitutto, che non deve calare una cappa di rassegnazione sulle popolazioni, che questo accordo non ha assolutamente nulla, può rappresentare una battuta d'arresto così sul piano, ecco, del morale, diciamo così, ma assolutamente non mette in campo nessuna cosa, anzi loro hanno addirittura fatto passare come l'atto propedeutico perché la centrale di aria. Non è assolutamente vero. Noi impugneremo quest'atto come abbiamo fatto per gli altri atti e per gli altri procedimenti che ha messo in campo e su cui abbiamo anche incassato, diciamo, delle vittorie stupende. Quindi andremo avanti su questo piano,
e anche sul piano politico. Abbiamo chiamato a raccolta tutte le forze, chi vuole ascoltarci, perché questa questione deve diventare una questione nazionale, anzitutto. Perché sul piano locale noi abbiamo già detto abbastanza. Voi siete stati fantastici in questi anni, perché tenere in piedi una battaglia per 10 anni contro un colosso così grande è una cosa che fa onore alle gente del posto, a prescindere dagli appuntamenti elettorali, a prescindere dalle forze che si sono schierate su questo tema e in questa base. Quindi è una cosa che è andata al di là delle questioni, diciamo, come dire, di rappresentanza politica, perché, come diceva Antonietta, sui temi della salute, della legalità in questo caso, non c'è forza politica che tenga e non ci sono, diciamo, questioni che sono di ostacolo. Ecco, con questi temi io vi lascio, ho messo, credo, un po' di carne sulla brace, come si può dire, e vi ringrazio di essere venuti e vogliate ascoltare, vogliate raccogliere qual è la vera forza della gente su questa questione e come è veramente, qual è il sentimento vero che c'è su questo tema. Vi ringrazio e buon proseguo.